Con un po' di vergogna devo confessare che non avevo ancora letto fino a non molti giorni fa Fontamara di Ignazio Silone. Nel momento in cui l'ho preso in mano questo libro e ho cominciato a leggerlo, mi sono appassionato a questa lettura, appassionato molto, tanto che ho deciso di farne una lettura integrale che sto postando, così come mi è venuta, insomma, perché l'ho fatta veramente in un paio di giorni e quindi molto in fretta, perché anche molto molto teso è il ritmo di questo libro. Volevo un attimo spiegarvi il perché di questo attaccamento, chiamiamolo così, insomma, che vorrei trasmettere anche, nel senso che vorrei suggerire a chi ancora non ha letto questo libro di leggerlo, o se preferisce di ascoltarlo. O se preferisce ancora di vederne, e lo può vedere su YouTube, la riduzione televisiva che ne è stata fatta da Lizzani ancora nel 1980. Molto bella, insomma, anche questa riduzione televisiva, però che non rende, secondo me, lo spirito del libro. Non dice tutto quello che dice il libro, anche se ne riprende fedelmente molte frasi. I dialoghi sono quasi tutti rispecchiano i dialoghi del libro, anzi sono riportati quasi di peso, insomma, no? Dal romanzo al film. La costruzione è un po' diversa, insomma, i tempi narrativi sono diversi, e però manca qualcosa che invece nel romanzo si respira. Intanto la forma con cui vengono dette queste cose, insomma, questo linguaggio molto diretto. E anche c'è una particolarità, non c'è un solo io narrante, c'è un io narrante fatto da tre voci che sono i costituenti di una famiglia che vive a Fontamara, che quindi ricorda quello che è successo nel paese, ricostruisce la vita del paese. E poi c'è una coralità di questa vita del paese, ma all'interno di questa coralità ci sono dei personaggi che secondo me sono ancora meglio tratteggiati nel libro che non nel racconto televisivo, e ai quali ci si affeziona, insomma, no? Che hanno una loro saggezza, una cultura contadina attaccata alla terra, stratificata nel tempo. Una cultura universale, con il loro modo di sentire, di vedere, di approcciarsi a quelli che sono gli istinti primordiali, i sentimenti più forti degli uomini, anche i pregiudizi a volte, ma anche le prudenze. E quindi una realtà, diciamo, quasi primitiva, contadina, che si ripete da secoli, con la sua saggezza, con le sue delusioni, con le sue frustrazioni, con la durezza di una vita che si ripete, ma che ha una sua unità, una sua coralità, nel rispetto anche delle individualità, nel rispetto delle varie famiglie, nel rispetto delle varie situazioni, anche delle proprietà, insomma, anche nelle distinzioni, no? Tra i proprietari terrieri, quelli che hanno un minimo di terra, insomma, piccoli, piccolissimi proprietari che hanno un minimo di terra e quelli che sono i braccianti, insomma. Il tutto raccolti in una comunità di emarginati che è quella dei cafoni, insomma, no? Che vivono guadagnandosi col sudore della fronte il pane quotidiano, anzi non è neanche un pane di frumento, ma è un pane di gran turco, insomma. E qua c'è un momento molto bello che non ho sentito nel libro, insomma, no? Quello di questa rivisitazione dell'immagine di San Giuseppe da Copertino nella chiesa, insomma, no? Quasi con un'invocazione al pane, in questo senso di appartenenza che dà la possibilità di cibarsi di un pane di frumento, insomma, no? La leggerete nel libro, molto bella. E quindi questa comunità che sembra una comunità che pure descritta 30 anni fa, insomma, la ritroviamo anche adesso nei paesi
in cui ancora domina la fame, insomma, no? Queste costanti che troviamo poi sempre. E poi vediamo cosa succede quando si inserisce un qualcosa di diverso in questa comunità isolata dal mondo, che a un certo punto viene investita prima dal cambiamento del governo, no? Piemontesi, con l'Unità d'Italia. Cominciano a legiferare e le leggi cominciano anche a toccare queste realtà, anche se in minima parte, anche se c'è una ribellione. Lo vediamo all'inizio del libro, nella ribellione del non voler pagare le bollette della luce elettrica. Ma poi un'altra realtà ancora, insomma, che è quella del fascismo, no? E quindi come si inserisce il fascismo in questa realtà, fino quasi a distruggerla, insomma, a massacrarla in qualche modo. È la realtà del fascismo, ma che allora il fascismo che a quei tempi era sostenuto e faceva gli interessi del capitale, quindi è un capitalismo, insomma, ancora magari a livelli arretrati, che si inserisce in questa comunità e la distrugge. E come viene percepito questo processo di espropriazione da parte di queste persone che storicamente invece avevano questo contatto immutabile con la loro realtà, con la terra, con l'acqua. E quindi nel libro troviamo questa descrizione dell'effetto distruttivo, dell'effetto di ingiustizia, di crudeltà, mascherata da legalità, di un sistema che si inserisce, che va a finire anche in quella comunità. E quindi la legge travisata, fatta a beneficio di pochi. E quindi la comunione dei proprietari terrieri più grossi, del clero, con il podestà, con il potere. Insomma. Cosa che si ricorda poi in lontananza, no? La figura anche qua del prete, la figura dell'avvocato, insomma, che doveva fare, e che era l'unico punto d'appoggio, insomma, contro un clima di legalità che presupponeva la conoscenza di regole e regolamenti nuovi che non era più accessibile a questi poveri disgraziati, no? E allora avevano bisogno dell'avvocato, ma insomma l'avvocato che doveva stare dalla loro parte invece faceva gli interessi del nuovo podestà, insomma, di questo rappresentante del capitale che si inseriva in quella realtà, che sfruttava delle leggi che venivano fatte apposta dal governo di Roma. I potenti da una parte e i miserabili dall'altra, i potenti che si servono del linguaggio per sopraffare i miserabili, del linguaggio, delle leggi e poi della forza anche per violentare le loro donne, sempre mascherata dalla legge. È come questo popolo raccoglie questa cosa, come questo popolo che a un certo punto emigra perché non ha la possibilità di vivere più nel posto, ma queste leggi poi gli impediscono anche di emigrare e poi sia tartassato dai certificati, dalla burocrazia, insomma, questo scontro con la burocrazia anche nel momento in cui il protagonista, insomma, va a Roma in cerca di fortuna, insomma, è dove lì in qualche modo realizza e poi definisce il suo destino. È il destino che è già segnato dalla nascita, no? Diciamo, questo peso del destino che in qualche modo già ti coglie nel momento in cui nasci e dal quale non ti puoi sottrarre. E in fondo questa ricerca di senso che ha anche l'azione del protagonista nelle sue trasformazioni varie nei momenti del suo passaggio, come ha sentito l'amore, per esempio, come sono vissuti i sentimenti, e questa coralità della vita nel paese. Tutto questo descritto con un ritmo serrato, con una lingua molto, molto bella che risente degli influssi dialettali, che però è sempre semplice, comprensibile, stringente. È una lingua che non ti lascia quasi respiro, devi arrivare alla fine, ma non tanto per sapere come va a finire,
a finire la storia, insomma, no? Quanto perché questi personaggi li ami, insomma, e vuoi vedere come si muovono, li segui nel loro percorso. C'è una bontà di fondo in questi personaggi, una bontà, e si colgono dei valori veri, dei valori profondi, e si sente, senza bisogno mai che sia fatta una denuncia diretta, no? Si sente l'arroganza, la brutalità del potere, anche nascosto dalle leggi, dal consenso apparente, dal consenso strappato con la forza, con l'inganno. E ci rendiamo conto che poi questa realtà ha dei tratti comuni che ritroviamo dappertutto, insomma, no? La ritroviamo, se leggiamo Furore, per esempio, la ritroviamo in America, nell'America descritta da Steinbeck. Ma la ritroviamo al di là della letteratura, la ritroviamo in tutti i rapporti di forza, come si è poi manifestato il capitalismo anche più avanzato attraverso l'esproprio dei terreni da parte di chi da sempre ci viveva e li sfruttava secondo un'economia di sussistenza. E questo fenomeno, per esempio, lo troviamo descritto molto bene, in grande, se vogliamo, andando a leggere un libro di Caparrós che è uscito l'anno scorso e che si chiama La fame. Un libro molto denso, molto, molto informato, molto, che non è un romanzo, è un saggio, ma che contiene anche molte interviste, molte prese di posizioni, un libro che è scritto andando sui posti, non soltanto e parlando con la gente, dialogando, quindi vedendo dall'interno le vicende umane che sono dietro queste storie, queste realtà. Per questi motivi io trovo che questo libro sia un grande libro. E che purtroppo mi era sfuggito, non ero stato incuriosito abbastanza per leggerlo, ma al quale ho cercato di rimediare adesso leggendolo, e del quale ho sentito l'esigenza di leggerlo ad alta voce per condividere il piacere di questa lettura. E quindi mi fa piacere se qualcuno di voi vuole, e che ancora non l'ha letto, lo legge, o se qualcuno vuole ascoltarlo, se qualcuno poi vuole fare dei suoi commenti, insomma, se diventa ancora un argomento di discussione, al di là del fatto che abbia ormai una certa vita, oltre 80 anni di vita, mi pare sia stato scritto, ma ancora negli anni 30, ma in Svizzera, e credo che all'inizio ha avuto degli ostacoli per essere pubblicato, per cui soltanto dopo la guerra abbia conosciuto le sue fortune. È un libro che è stato molto pubblicato all'estero, quindi non è un libro sconosciuto, sto parlando di uno dei caposaldi della letteratura italiana. A volte anche i libri più grandi, più belli, i nostri libri, i nostri classici, li dimentichiamo in favore magari di libri che hanno molto meno spessore, molto meno valore anche dal punto di vista proprio letterario, dello stile, come sono scritti, oltre che delle cose che ci raccontano. Ecco, grazie.